Primi in campionato, avete vinto la Coppa Italia, ma un messaggio per le vostre fans? Chiediamo a tutti di continuare a seguirci, perché sono loro che ci danno carattere e la forza per fare bene le partite. Le puoi anche solo salutare, insomma. Ciao a tutti e seguiteci. Che sfigato. Ribadisco quello che ha detto il mio collega, venite numerosi, anche perché mancano solo 3 partite in casa di campionato, quindi è meglio se non vi perdete. Queste partite qua sono molto importanti e ci serve il settimo uomo. Tu che fai finta di scrivere, un messaggio per le vostre fans? Un messaggio per chi? per le fans, ma per le fans di parlare con Balazo. No, già ha già fatto. Detto ciao lui. Cosa ha detto? Ciao Fabio. Io cosa ti dico? Di venire tutti al palazzetto a seguirci, che siamo una bella squadra. Aspetta che adesso raggiungo anche te, un messaggio anche da parte tua per le fans? Venite a seguirci in palazzetto. Qualcosa di originale che ti viene dal cuore. Il numero di telefono. Vabbè. Non saprei dire. Chiediamo al più anziano con più esperienza. Un invito su Facebook loro. E io invece vi invito tutti al palazzetto. So che quando c'è bisogno il pubblico di Padova risponde, quindi li aspettiamo. Ma perché non mettete in palio una maglietta, qualcosa, insomma? Bisognerebbe fare un sondaggio di che maglietta vogliono, probabilmente quella di Balazzo, quindi domanda direttamente a lui.